continua la nostra caccia alla carta Pokémon più costosa del 2023. Oggi ho qui per voi un altro box giapponese di Pokémon Clay Burst, l'ultima espansione Pokémon giapponese che chiude insieme a Triple Beat di Snow Hazard la seconda serie dell'era Violetto e Scarlatto. Abbiamo già aperto questo set che nello scorso episodio ci ha regalato ben due carte fuori serie in un solo box. Una cosa abbastanza insolita, visto che questo box garantisce una sola fuoriserie in 30 bustine. Lo Sculofedric è tornato carichissimo dal Giappone e presto vi racconterò dei vlog la mia super esperienza nel paese nipponico. Ma voi potete subito provare a sbustare la nuova espansione Clay Burst, perché è acquistabile sul FedericStore.it insieme alla seconda espansione Violetto e Scarlatto Evoluzione a Paldea, equivalente italiano, ormai a pochi giorni dal suo ufficiale rilascio. Sarà questo il box fortunato che ci farà trovare questa chissà alternative art? Venite con me per scoprirlo. Buona visione! Dai, che qui non c'è tempo da perdere. Dobbiamo provare a trovare Yono o Kissara per noi occidentali. E quindi ragazzi, l'ansia è veramente tantissima, anche perché di tutti i box che avevo a disposizione questo è veramente l'ultimo e sappiamo che Kissara vale veramente tantissimo. L'altro giorno PSA 10 è stata venduta a oltre 1.500 euro. Quindi ragazzi, sappiamo che le carte giapponesi prendono molto facilmente la gradazione 10 perché perfette. Vediamo se riusciamo a sculare. Ogni pacchetto adesso è ansia pura, anche perché ormai questo set lo conosciamo come le nostre tasche, visto che l'abbiamo già esplorato nello scorso episodio. E prossima settimana andremo nuovamente a sbustare questo set, perché ce lo gusteremo con Evoluzioni a Paldea, la corrispondente italiana. Tra l'altro, Kissara, che in italiano non vale più di 150 euro. Giusto per dirvi la differenza tra giapponese e italiano per alcune carte. Niente. Tra l'altro, una domanda alquanto difficile, quella che mi fate ogni giorno. Federic, ma valgono di più le carte italiane o giapponesi? Ogni carta, ogni espansione, ogni set è ricco a modo suo. E le carte variano. Alcune carte italiane possono valere di più e alcune carte giapponesi decisamente meno. E viceversa. Quindi è una domanda che effettivamente non riceverà mai una effettiva risposta. E mi trovo spesso in difficoltà a rispondere perché è veramente complicato. Ma vediamo ragazzi, vediamo se questo sarà il box che ci porterà la carta waifu più rara di sempre. Nulla. Un mi piace, un commento e l'iscrizione, perché nei prossimi giorni, martedì e mercoledì, sicuramente vi porterò l'apertura di Snow Hazard, l'altro set che completa Evoluzioni a Paldea. Namel, niente. Sofferenza, sofferenza. Un pochino dobbiamo soffrire. Un pochino sì, ragazzi. Ma io me lo sento, questo è il box buono. Questo è il box buono perché ho aperto un sacco di bustine e non è possibile che ancora non l'ho trovata. È difficile, è molto difficile. Se non dovesse essere lei, almeno la sua versione full art. O, perché no, mi piacerebbe un sacco trovare il pesciolino rosso della sciagura, perché ricordo che questi set sono proprio dedicati a queste leggendarie. Attenzione. Tinkatonk X, che non avevamo trovato nello scorso episodio. Carta bellissima, veramente bella. E poi lui è uno dei miei Pokémon preferiti di questa gen. CUX è una delle carte alternative più belle finora di Scarlatto e Violetto, e quindi se non la trovo qua spero di trovarla almeno in Amici di Paldea. Oh, oh dai, questo mi piace. Questo commento, allenatori, su, vi voglio partecipi con gli spacchettamenti.
Dai, 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 perché ne abbiamo di cose da spacchettare adesso, eh? Dai, su. Attenzione, qua c'è qualcosa. Ragazzi, adesso mi viene la caga. Adesso mi viene. Adesso mi viene. Perché è quel dannato bordo. Potrebbe essere seriamente lei. Potrebbe essere decisamente lei. Ragazzi, 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 allenatori, non so più come chiamarvi. Dannazione. Ti prego. Va bene lo stesso! Egawa! Illustrazione mozzafiato per questo Pokémon bellissimo! Va bene uguale, va benissimo! L'abbiamo chiamata sì, CUX. Che bellezza, Egawa, mio padre totale. Mamma mia, cosa hai creato? Raga, ve l'avevo detto che era il box buono, ve l'avevo detto. O lui o l'alternative art di Kisara. Mi andavano bene entrambe, va benissimo così. E non è finita perché abbiamo visto che i box possono pullare due fuoriserie. A me è capitato nello scorso video, quindi rimanete incollati perché qui, ragazzi, potremmo veramente sbancare oggi. Che spettacolo, che spettacolo. Guarda, una carta di una bellezza indescrivibile. Mamma mia, ragazzi, che sbustata. Questi due video sono clamorosi, eh. Attenzione perché ho visto qualcosa anche qui. Attenzione. Giornata, è la sua giornata, ok. Era troppo difficile trovare Kisara, ammetto che lo era. Effettivamente un po' difficile. Però non ci disperiamo, ragazzi. Sono contento di avervi pullato quella carta lì perché è clamorosa. No, vabbè, comunque è troppo bella, eh. Cioè, è veramente troppo bella. Ora in Snow Hazard speriamo di trovare la panterona. La tigre, no? Dei denti a sciabola. Cempao. Dobbiamo riuscire a trovare questo Cempao X, così le metto nel quadretto. E poi i Pokémon Sciagura mi piacciono tutti, eh. Un po' meno Tinglu, però vabbè. Attenzione. Ah, peccato, illustrazione rara già trovata. Vorrei farvi vedere Tyranitar perché è veramente clamoroso. Ricordo che abbiamo da poco introdotto la sezione carte singole giapponese sul Federix Store, che stiamo pian piano allargando con il nostro database interno, e se vi servono carte di questo set anche a pochissimi centesimi le trovate in quella sezione. Mi sembra che alcune carte le facciamo addirittura a 2-3 centesimi l'una, quindi vi riempite proprio il carrello e vi fate proprio il set completo. Anche le X costano poco, ci sono X che appunto mettiamo a 3 euro, 2 euro. Quindi se volete farvi delle belle X nell'album le trovate là. Attenzione. E Wigglytuff. Ricordo inoltre che se volete gradare le vostre carte, se doveste per esempio trovare qualcosa in questo set e avete paura di mandarle dall'altra parte del mondo, ricordo che ho da poco aperto la mia casa di grading. Fate il link in descrizione per mandare le vostre carte. Tenete conto che tutte queste carte a breve saranno mandate alla casa di gradazione. E quindi poi una volta tornate vi farò il video reveal. Voi continuate a seguire gli spacchettamenti perché tutte le carte che appunto spacchetto poi saranno mostrate in un video di ritorno. Io lo chiamo video di ritorno dal grading. Ciao Chaudette e Noivern X. Attenzione perché non tutte le carte ovviamente si prestano al grading. Per esempio quella carta là che abbiamo appena trovato dello sciagurato è sicuramente un'ottima carta da mandare, come lo è Kissara o Yono, appunto. Le carte ex normali non vale proprio la pena mandarle, eh. Quindi scegliete saggiamente le carte che volete far gradare. Jigglypuff, Barboach, Charchadet e Tinglu. Tipo lui non lo fate gradare. E dai, dammi un'altra fuoriserie, su, dai. Dai, 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 che sti box pullano bene. Dai, dai, dai. Vediamo. Niente. Oh, comunque, ricordo che a breve usciranno anche tutti i video dal Giappone. Ok? Tutti i vlog che ho registrato lì, nei Pokémon Center, nei Pokémon Café. Insomma, ragazzi, ho fatto un sacco di cose,
Bello Weavile, non l'avevo mica trovato lui, eh. Veramente, io non so quanti video ho registrato in Giappone tra Gachapon e UFO Catcher, vending machine di ogni tipo, Pokémon Center, colazioni Pokémon, addirittura l'hotel Pokémon unico al mondo, ho fatto un sacco di cose. Quindi ragazzi, cosa non si fa per raggiungere questo milione di iscritti? Insomma, sì, ho voluto registrare questi contenuti in Giappone per provare ad arrivare a questo milione che sapete è un traguardo molto importante per Federic. E spero che questi contenuti appunto siano apprezzati. Vedo che la 4v4 randomizer vi sta piacendo molto, grazie a tutti, sta registrando dei numeri pazzeschi e chissà se non ci sarà anche la 5v5 a questo punto. Dai, su via! Trick sempre a 1, non stiamo trovando più niente ragazzi, teoricamente mancano ben 2 illustrazioni rare da trovare, quindi speriamo bene. Dai, niente. Ricordo inoltre che la carta di Kissara, per chi se l'è persa, l'ho mostrata proprio real nello scorso video, quindi andatela a recuperare se volete vedere la sua enorme bellezza. No, vabbè, bellissima anche questa illustrazione, mamma mia. Fletchinder era un Pokémon abbastanza insolito da dedicargli una illustrazione rara, vero? Quasi creepy, no, questa carta? A questo punto spero in Tyranitar. Manca Tyranitar illustrazione rara che si merita il secondo posto per la carta più bella di questo set. Il primo l'ho dato a Graffaiai, ma perché ragazzi quella è una carta di un altro livello. C'è proprio il concetto artistico di Graffaiai, la complessità, no? Di un'illustrazione simile si meritava la vittoria. Indubbiamente. Niente. Ultime due bustine. Mi raccomando ragazzi, massimo supporto. E apriremo anche l'altra espansione, Snow Hazard, prima di Amici a Paldea. Amici a Paldea, l'ho trasformato in mini teen. Evoluzione a Paldea, che apriremo prossima settimana. Questa è la carta in questione che ho mostrato nello scorso episodio e che vale oltre 1000 euro. Andate a vederla. Ultima bustina e dovrebbe esserci l'illustrazione rara. O una ex e un'illustrazione rara, perché ne escono sempre 2 o 3. Diciamo 3. Sempre 3, garantite. Vediamo. Graffaiai, un altro. Beh, non mi dispiace un altro di questi, ragazzi. Comunque era lei la carta che ha vinto il premio per carta più bella di Clay Burst. Abbiamo ancora Snow Hazard e poi Pokémon 151. Il set con i primi 151 Pokémon del Pokédex. E anche quello, ragazzi, che ve lo dico a fare? Ci sarà un Charizard dentro che... Vabbè, lo vedremo presto, ok? Un mi piace, un commento, l'iscrizione e ci vediamo con Snow Hazard, con Cempao, il più bello di tutti.